Grazie di essere qui. Io ringrazio Corradetti, il professor Zamponi, ringrazio anche il consigliere Spaccapaniccia che è stato il promotore di questa iniziativa e sono molto contento che la piazza sia riempita, anche perché qui si sta bene, tira un po' più aria che altre parti. Quindi io ecco, vi ricordo che sono iniziate alcune delle serate di intrattenimento a Pontottone, chiaramente molto meno numerose come iniziative degli altri anni, dovute, come saprete, sicuramente al problema della pandemia, però siamo riusciti a organizzare questa iniziativa. Stasera c'è una sacra degli gnocchi, faremo qualche serata ancora. Questo giusto per cercare di riaccendere un pochettino di entusiasmo, un pochettino di partecipazione alla vita sociale un pochettino più ludica e divertente. Questa sera invece sarà una serata bella, culturale. Dante Alighieri quest'anno è l'anno di Dante, l'anno scorso è stato l'anno di Raffaello Sanzio, abbiamo dedicato una piazza a questo nostro artista marchigiano. Ecco, io vi lascio qui, vi ringrazio di essere venuti, do la parola al professore che è un montottonese orgoglioso di esserlo, è sempre presente, è sempre pronto a portare iniziative in questo paese. Grazie, grazie, buonasera. Grazie sindaco, buonasera. Allora io direi di cominciare, no dottore? Cominciamo, no? Grazie per essere venuti, grazie a voi tutti. Cominciamo con, come dicevo prima, con la musica di Dante, perché è un po' difficile fare una ricerca su Dante, poi scrivere anche dei pezzi su Dante, cioè per me un musicista che scrive un pezzo su Dante, dovrebbe tremare un po' i polsi, però qualcuno, cioè un grande musicista l'ha fatto, per esempio come Liszt, che ha scritto la sinfonia a Dante, no? Però ha scritto una parte lì dell'inferno, quindi però una musica possente. E allora cominciamo dicendo che le arti e tra esse la musica rappresentano ogni epoca la fedele immagine della vita che le ha generate. La musica è vecchia quanto l'uomo, che l'uomo primitivo appunto è antica, è la più antica delle arti, avendo avuto inizio dalla danza, che l'uomo primitivo utilizzò per esprimere i propri sentimenti, gli istinti amorosi e bellici. Purtroppo, a differenza delle altre espressioni artistiche delle civiltà scomparse, non ci è pervenuto nessun suono. I primi manoscritti decifrabili e traducibili nella moderna notazione sono di data assai recente. Per esempio nel Medioevo mi viene in mente Guido d'Arezzo, che conoscerete tutti, Guido d'Arezzo, che inventò le note musicali. L'ha inventate prendendo l'inno a San Giovanni, che faceva così, le staccò dal contesto dell'inno, che era un'invocazione a San Giovanni, cioè che diceva in latino, per chi lo sa, utte queam laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solvi polluti labireatur sante Ioannes, cioè affinché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue azioni, cancella il peccato dal loro labbro contaminato, o San Giovanni. Allora ho detto questo perché staccò dal capoverso ut queam laxis, ut era do, è stato Gian Battista Doni che ha poi inserito il do. Poi ut queam laxis, re sonare fibris, re mira gestorum, mi famuli tuorum, solvi polluti, labri creatur, sante Ioannes, eccetera, eccetera. E poi non solo, c'era la mano guidonica o di guidoniana, no? Perché per istruire i cori, facciamo così, vediamo che ci sono 5 linee e 4 spazi, già aveva intuito intorno al 1050, no? Queste
cioè l'invenzione delle note e la mano guidonica o guidoniana. Oh, la dimensione musicale in Dante è uno degli argomenti meno conosciuti. Si sa e si può intuire dalla lettura della Divina Commedia che Dante con la sua musica, che Dante, voglio dire, amava molto la musica. Negli scritti di Giovanni Boccaccio si parla di Dante che si dilettò con i suoni e canti. Dante conosceva la musica come una delle arti liberali e la poneva tra la scienza, tra le scienze matematiche, il quadrivio, la musica inventata da Pitagora. Molti dicono che l'ha inventata Pitagora, ma Pitagora non ha inventato proprio, Pitagora non ha inventato proprio la musica, inventò in senso stretto con lo studio della conoscenza, diciamo, delle vibrazioni dei suoni, gli intervalli, i toni, i semitoni, lì per quanto riguarda la fisica, quindi Pitagora. Durante il periodo dantesco c'era una musica celeste, la musica ritmica, la musica umana, diciamo. La musica ritmica, che è data dall'alternanza di sillabe e accenti all'interno dei versi, no? Nei versi, l'accento principale, l'accento secondario, non so, l'ictus iniziale e l'ictus finale, speriamo di no, dottore. Nel Purgatorio ho notato che è illuminante l'incontro con Casella, colui che ha dato il suono alla poesia. Musica strumentale, musica umana, ho detto, che regolava le armonie. Dante non scrisse musica, ma intorno a lui c'erano le chiese, i castelli, un mondo dove risuonava la musica vocale, strumentale. Il pensiero di Dante collocava la nuova arte polifonica nel paradiso. Essendo in quel periodo essendoci chiese, insomma, castelli, eccetera, c'erano, come ricorderete tutti, saprete tutti, c'erano i giullari, c'erano i menestrelli, non so, in Francia c'erano, in Germania c'erano i Minnesänger e i Meistersänger, e in Francia c'erano i trovatori, i trovieri. Meistersänger, Minnesänger, Meistersänger, il famoso tedesco poeta musicista che era Walter Wolfenvogelweid, che lo possiamo vedere in una statua grandissima in Altitalia, a Bolzano, dove c'è questa figura gigante che imperversa lì sulla piazza della città. Va bene. Il punto focale, diciamo, per la musica è l'antichità greca. È nell'antichità greca che rappresenta la cultura occidentale e quindi è un modello del classicismo, no? Mentre per le altre arti, come dicevo prima, qualche testimonianza è arrivata a noi. Diverso è per la musica che abbiamo ricostruito. C'era un sistema musicale già nell'antica Grecia, quindi c'era l'antica Grecia che è stato assorbito poi dai Romani e poi trasmesso ai musicisti del Medioevo. Era il tetracordo, la famosa, il tetracordo era la scala, i modi maggiori e minori vengono dall'antica Grecia, per esempio, che avevamo il modo dorico, il modo frigio, il modo ditio, ipodorico, ipofrigio, ipolidio. Dall'unione di due tetracordi abbiamo una scala, possiamo fare tuttora oggi, quella che noi usiamo, i musicisti che usano oggi, è la scala questa qui, questa dei greci, quindi la scala maggiore e la scala minore. Adesso io non sto allungando
su queste cose tecniche, però ogni tetracordo ci si poteva costruire un'altra scala e la nota del secondo tetracordo cominciava un'altra scala. Adesso è un po' difficile, così sono nati diesis e bemol per far sì che i toni e i semitoni stessero sempre sulle stesse posizioni tra terzo e quarto e settimo ottavo grado della scala, diciamo. Dante, leggendo, ho visto che sceglie sempre tre. Il numero 3 lui è eccezionale, sempre sto 3, guarda, è tre cantiche, tre regni, tre musiche, la musica che ho detto prima, la musica umana, poi la musica strumentale, la musica umana tra corpo e spirito dell'uomo, poi quella strumentale prodotta dalla voce e dagli strumenti. Però ancora prima c'era il canto gregoriano, che avevo detto che era il canto a una voce, quindi era solamente una voce cantata da tanti, da tutti, insomma, non c'era un'armonia. Poi tre importantissimo per la triade c'è appunto, ma anche nella musica, la triade è importante, l'accordo perfetto maggiore formato dal primo, dal terzo, dal quinto grado, e sempre ritornando a Pitagora, che ha inventato queste, che ha potuto inventato queste cose, perché ha potuto darci queste indicazioni, è nato tutto quanto. Il nostro sistema musicale si basa su questo sistema greco. E Dante incontra addirittura anche tre fiere, no? E poi il tre sempre nel viaggio, Virgilio, Beatrice, San Bernardo. E Dante utilizzò spesso simboli e metafore musicali e incontrò anche Casella, il suo amico, che lo dilettava con amor che nella mente mi ragiona, che è dal convivio, come ci dirà poi il dottore meglio, che è un saggio composto da Dante Alighieri prima dell'esilio nel 1303 al 1307. Il convivio o banchetto, Dante vuole imbandire ai lettori la sapienza attraverso delle vivande rappresentate dalle canzoni, mentre il pane è costituito dal commento in prosa. Nel secondo canto del Purgatorio Dante incontra questo amico della sua giovinezza, Casella, il musica cantore che dilettò il poeta con la voce, con la sua voce melodiosa. Io a questo punto farei ascoltare un brano musicale medievale. Il titolo di questo brano anonimo è del XIII secolo. In questo canto potete notare gli strumenti già musicali, la ciaramella, la viella, il salterio e poi ci sono anche le percussioni. È un brano, certo, sentito adesso dice oddio che roba sarà questa, però...
Ecco, avete sentito, è sempre una ripetizione, no, dei suoni, quindi non era una musica ampia, addirittura loro avevano anche degli strumentini a quell'epoca. Certo, all'inizio cos'era lo strumento? Era la voce umana, e anche i legnetti erano, per esempio. Se sentivate questo, si può fare anche un'analisi di questa musica, per esempio sentivate... Semplicissimo, un ritmo molto semplice, no? Ta 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 ta, ta 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 ta. E qua c'è quartina, però questa è due-duine, dai, due-duine. E io andrei avanti, e vediamo un po' cosa... Sì, dicevo, è semplice, perché appunto non c'erano scale, intervalli, toni, semitoni, quindi... Insomma, la musica non avevano, anche gli strumenti non erano molto sviluppati. Io direi adesso di ritornare, perché leggendo Dante abbiamo parlato del numero 3, no? Le tre cantiche, tre regni, tre musiche. Non ho accennato prima la musica umana e strumentale, non ho detto niente sulla musica mondana. La musica mondana è la teoria delle sfere, ebbe origine nell'antichità e proseguì fino al XVII secolo, suscitando interesse tra i filosofi, i musicologi, i musicisti. Musica anche universale, che considerava l'universo come un enorme sistema di proporzioni numeriche. I movimenti dei corpi celesti, il Sole, la Luna, pianeti, avrebbero prodotto una musica non udibile in quell'epoca, non udibile all'orecchio umano, che considerava che consisteva anzi in concetti armonico-matematici. Sempre secondo Pitagora, il Sole, la Luna e i pianeti del Sistema Solare, per gli effetti del loro movimento di rotazione e rivoluzione, producevano secondo lui un suono continuo, impercettibile all'orecchio umano, formando tutti insieme che formano insieme un'armonia. Tutto è ordinato secondo proporzioni. Poi, per esempio, se vogliamo vedere il Big Bang, la grande esplosione primordiale da cui ebbe origine l'universo, circa 15 miliardi di anni fa, oggi questi suoni noi possiamo anche riascoltarli, lo sapete, perché la NASA, l'ente spaziale americano, ha... oggi registrato questi suoni e si sente lo straordinario canto dei pianeti del Sistema Solare. A questo punto io direi le forme musicali del Medioevo. Nel Medioevo, che pian piano va verso la musica dell'Ars Nova, no? Italiana. E quindi le forme erano il madrigale, la caccia, la ballata. Il madrigale e la caccia erano a due voci.
La ballata era molto utilizzata dai musicisti italiani e spesso ne fa menzione il Boccaccio nel Decamerone, definendolo un genere di musica gradito alla società trecentesca. O come strumenti musicali abbiamo in quel periodo gli strumenti la viella, la fidula, la ghironda, il liuto e la buccina. La buccina la usavano i romani, perché i romani erano dediti alla guerra, quindi avevano queste trombe lunghissime che davano i segnali di guerra. E adesso, a questo punto, io passerei la parola al dottor Giovanni, cultore di Dante. Si accomodi. Se mi dà una mano a regolarlo, perché così questo posto parte proprio con la musica mondana. Troppo alto? Va bene così, va bene? Allora, buonasera a tutti. Ok. Perfetto. Buonasera a tutti. Fare un percorso nella Divina Commedia è un'impresa impossibile sotto certi punti di vista, perché è enorme, e quindi dobbiamo riservarci alcune osservazioni, alcuni appigli che stasera vorrei, a parte vedremo la musicalità che ci sommergerà della Divina Commedia, ma alcuni appigli che ci facciano riflettere. Ho pensato di fare la contrapposizione tra superbia e umiltà, la superbia come qualcosa che rovina l'uomo, perché porta sempre un'autoaffermazione del sé contro qualsiasi regola, della natura, qualsiasi regola del divino, della struttura, della metafisica, dell'ordine del cosmo, dell'ordine creato, dell'ordine divino. La superbia la vedremo incarnata in alcuni personaggi, anche laddove non sembra ce ne sia più di tanta, ma è quella volontà di realizzarsi nel proprio desiderio, nel proprio talento deviato, di perseguire quasi un proprio fallimento perfettamente riuscito, e in quel fallimento perfettamente riuscito vedere proprio la propria realizzazione. Questo è quello che anche in psicologia o in psichiatria possiamo dire l'ipertrofia del sé, l'ipertrofia dell'ego, l'ipertrofia di questo qualcosa da mettere al di sopra di qualsiasi altra realtà. Ma adesso volevo fare proprio l'esempio, prima di partire in questa avventura, quindi vedremo dei soggetti che falliscono perché sono troppo superbi o credono troppo nel talento, in un'energia che porta verso il basso. Vedremo qualche esempio di soggetto che invece umilmente si recupera, e vedremo alla fine la realizzazione completa dell'essere più umile che ha vissuto sulla faccia della terra, che è Maria. Questo che volevo intanto confermare la lezione che ci ha fatto Rossano, ecco qua. Allora, Dante si trova nel paradiso terrestre insieme a Beatrice, e con lei deve spiccare il volo verso il cielo. A un certo punto lui guarda negli occhi di Beatrice, Beatrice stava guardando verso il sole in maniera molto più profonda di quanto possa fare essere umano, e Dante fissa gli occhi di Beatrice e si sente come trasumanare, si sente cambiare, si sente modificare. Oggi si parla tanto di transumano, di dover essere qualcosa di transumano in senso tecnologico, ma quello sarebbe la degradazione dell'umano. Dante invece si sente trasumanare verso qualcosa di infinitamente superiore, e dice: trasumanar significar per verba non si poria, però l'esemplo basti a cui esperienza grazia serba. Se io era sol di me quel che creasti novellamente, amor che il ciel governi, cioè se ero solo anima, tu sai che col tuo lume vi levasti. Quando la ruota che tu sempiterni desiderato a sé mi fece atteso, la ruota del cielo, con l'armonia che temperi e discerni, parvemi tanto allor del cielo acceso, della fiamma del sol, che pioggia o fiume lago non fece mai tanto disteso. La novità del suono
e il grande lume di lor cagion m'accesero un disio non mai sentito di cotanto acume. Ond'ella che vedea me sì come io, a quietarmi l'animo commosso, pria ch'io a dimandar la bocca aprio e cominciò: tu stesso ti fai grosso con falso immaginarsi, che non vedi ciò che vedresti se l'avessi scosso. Tu non sei in terra più come tu credi, ma folgore fuggendo il proprio sito non corse come tu che adesso riedi. Ecco, la novità del suono è il grande lume. Dante sta attraversando i cieli con la velocità maggiore della folgore e quindi sta salendo verso l'alto, non si è nemmeno accorto, con la velocità del fulmine, e raggiunge il luogo dove Rossano raggiunge le sfere che comincia, di cui si comincia ad avvertire la rotazione musicale. Ma adesso partiamo nel nostro viaggio con persone che hanno fallito e con persone invece che si sono riuscite. Naturalmente cominciamo con: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. A quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose chi vo scorte. Ecco, Dante ci parla di un se stesso che ha sbagliato. Io mi smarrì per una selva oscura, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Oggi noi siamo tutti abituati, colpa è di Rossano Corradetti se le cose vanno male, e Rossano Corradetti dice colpa è di Giovanni Zamponi se le cose vanno peggio, per cui non riusciamo mai a superare questa contraddizione. Allora io trasformo Rossano Corradetti nel capro espiatorio di tutti i mali della società. Rossano Corradetti mi accusa della stessa cosa e il male rimane all'interno della società indisturbato. E infatti di male in male ci aspetta la porta dell'inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza, il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo di una porta, perché io maestro, il senso lor m'è duro, ed egli a me come persona accorta, qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, ove io t'ho detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano la mia pose, con lieto volto ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Qui vi sospiri, pianti, alti guai risonavan per l'aere senza stelle, ond'io al cominciar ne lacrimai. E scendendo, arriviamo al giudice infernale, canto quinto dell'inferno. Quindi tutti noi peccatori andremo a confessare le nostre malefatte a Minosse, il quale ci assegnerà poi la giusta punizione, la giusta posizione. Ma la punizione dei dannati, che abbiamo detto che sono coloro che cercano il fallimento perfettamente riuscito nella realizzazione del proprio talento come energia che conduce verso il basso, facciamola suonare. Deve essere Minosse che si annuncia. No, posso intervenire per intanto. No, va bene, ma questo c'entra nel Medioevo. C'entra moltissimo, perché la campana era il modo per comunicare. Allora, era già allora che volge il desio ai navicanti, intenerisce il cuore, lo dican detto ai dolci amici addio, e che lo nuovo peregrin d'amore punge, se ode squilla di lontano, che paia il giorno pianger che si muore. Siamo nel canto ottavo del Purgatorio, però ritorniamo indietro al nostro discorso del fallito perfettamente riuscito, che diventa a un certo punto quella cosa che ha inseguito nella vita. Allora vedremo nell'inferno, non lo vedremo ma lo sappiamo, che gli avari e i prodighi stanno lì a rotolare massi in eterno,
Ma gli avari e i prodighi, cioè quelli che puntano esclusivamente tutto sulle ricchezze, sul potere del denaro, sul potere della ricchezza, stanno già qui a rotolare massi. Non se ne accorgono che rotolano massi. Tutti quelli che noi vediamo nei palcoscenici, nelle televisioni, nel mondo, diciamo sui punti dominanti, stanno a rotolare massi e continueranno in eterno a rotolare massi. Per cui quello che in realtà sembra una punizione non è altro che l'estrinsecazione di quello che ognuno ha cercato di realizzare nel peggio, nella versione peggiorativa, peggio che di se stesso. E così Minosse non fa altro che dice: ah, tu sei un rotolatore di massi, allora ti indirizza, dice: guarda, ti tocca là, quella è la via. Non è che ti dà la punizione Minosse, la punizione te la dai da te. Tu sei un rotolatore di massi, i rotolatori di massi stanno là. Tu sei un lussurioso, quindi, che ha considerato la propria realizzazione solo nel piacere della carne, ha inseguito tutto questo, ha rotto le relazioni, ha creato relazioni nuove e lì si è diciamo in qualche modo precipitato. Dice: è là il posto dove tira quel vento terribile. Ora comincia le dolenti note a farmici sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percote. Io vengo in loco d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungo dinanzi alla ruina, qui mi le strida il compianto, il lamento, bestemmian qui la virtù divina. Intesi che ha così fatto tormento, enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne porta all'ali, nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aria di sé lunga riga, così vidi venir traendo guai ombre portate dalla detta briga, perché dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. Al vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta, e lesse Miramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che sancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras, lussuriosa. Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatté, o vedi Paris, Tristano e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, che amor di nostra vita di partille. Quando io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito, e cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me vedrai quando saranno più presso a noi, allor tu li priega per quell'amor che i mena, ed ei verranno. Si tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Ecco, abbiamo ascoltato versi molto musicali. Io vengo in loco d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta, è un terribile. E adesso ascolteremo il racconto di Francesca. Paolo tace. C'è la pietà di Dante. La pietà è un sentimento generato nel poeta da questa constatazione della persona e del fallimento. La sanzione morale che Dante attribuisce, perché lo stesso peccatore, insistendo nella sua versione, si è attribuito, è quella che è. Però la persona rimane nel suo intimo, rimane quella persona, con quella ricchezza originaria che purtroppo è andata persa. E questa è la grandezza della poesia della Divina Commedia, perché è in questa divaricazione
tra l'essenza dell'essenza e la forma della sanzione, che si genera tutto quello spazio per la poesia. Qui cambia ovviamente il tono completamente. Quali colombe, vediamo intanto di metterci in sintonia, perché a volte qualche deficit di memoria potrebbe anche, vero? Quali colombe, allora le ha chiamate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal desio chiamate, con le ali alzate, ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate. Sentite la musica, cotali uscir della schiera obedido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, che inattende chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fu porte. Quando io intesi quelle anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi al tempo dei dolci sospiri a che come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri. E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non mi leggemmo avante. E mentre che l'un spirto questo disse, l'altro piangeva, sì che di pietade io venni men così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. E adesso vuoi mettere un banco? Questo è un brano medievale, è un anonimo
flauto, viella, salterio e percussioni. Solo un cenno, senza recitazioni particolari, invece a un signore, Pier delle Vigne, che per invidia dei suoi collaboratori di corte si era tolto la vita. Ma si può fare il paragone, per esempio, con Catone Uticense, che si tolse la vita quando Cesare prese il potere a Roma. La condanna di Dante del suicida Pier delle Vigne al girone dei suicidi, nel settimo cerchio, è dovuta al fatto che, come confessa Pier delle Vigne, l'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Sta in quel disdegnoso gusto il progetto dispettoso, diciamo teoricamente verso gli altri, ma soprattutto verso se stesso, la realizzazione di quel fallimento perfettamente riuscito che ti determina l'infernalizzazione. Ma adesso andiamo oltre e vediamo un fallimento perfettamente riuscito, grandioso, e che è stato interpretato variamente nei secoli da parte dei critici e anche dei lettori comuni. Ulisse, l'Ulisse dantesco è considerato come una specie di emblema, di simbolo dell'esploratore, del cercatore, dell'eroe che si mette in viaggio, dell'avventura dell'uomo, della scienza moderna, della filosofia che si affranca dalla filosofia medievale. Immaginate tutto quanto. Quindi è un po' una sorta di modello di emancipazione. Dante, l'Ulisse dantesco, voglio dire, l'Ulisse dantesco viene considerato così, ma Dante lo considera un perfetto fallito, questo è il problema, lo considera un eroe negativo
che cerca di superare i propri limiti, i limiti stabiliti da Dio, le colonne d'Ercole, cerca un'avventura della quale non sa nemmeno come andrà a finire, ma è sempre per la sua voglia terribile di riuscita, di conoscere cose che anche non servirebbe conoscere, il mondo senza gente, che vai a conoscere nel mondo senza gente e così via. Quindi l'Ulisse dantesco non è quell'Ulisse che ci propongono i commentatori o i vari lettori di Dante, è un personaggio negativo e tant'è che sta all'inferno. E Dante dice: quando ho visto tutte queste fiamme ho ripensato pure a me stesso, alle mie dotazioni, non è che per caso tutte queste dotazioni di cui io sono titolare me portano pure a me all'inferno, perché in realtà la grandezza di Ulisse era di avere tantissime dotazioni. Omero nell'Odissea, Omero chi per lui, lo dice come personaggio uomo politropos, cioè diretto in molteplici direzioni. Diremmo oggi dove tocchi suona, diciamo per tanto. E Dante e Virgilio hanno appena lasciato la bolgia dei ladri, dove hanno trovato 5 grandiosi ladri fiorentini, e come sempre, insomma, i ladri. Godi Fiorenza, poiché sei sì grande, che per mare e per terra batti l'aria e per lo inferno tuo nome si spande. Tra i ladron trovai 5 cotali, tuoi cittadini, onde mi ven vergogna e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu dirai di qua da picciol tempo, di quel che prato non che altri ti agogna. Insomma, augura la distruzione. E se già fosse, non saria per tempo, così fossei, da che pur esser te che più mi graverà con più mattempo. Noi ci partimmo, e su per le scalee, che ne aveva fatti i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me. E proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra i rocchi degli scogli, lo pie senza la man non si spedia. Allor mi dolsi e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò chi vidi, e più lo ingegno a freno chi non soglio, perché non corra che virtù non guidi, sicché se stella buona o miglior cosa m'ha dato il ben, che io stesso non mi invidi. Quanto il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara, la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, sì come io m'accorsi, tosto che fui la bel fondo parea. E quale quei che si vengiò con gli orsi, vide il carro d'Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che non potea sì con gli occhi seguire che il vedesse altro che la fiamma sola, siccome nuvoletta in su salire, tal si muove ciascuno per la gola del fosso, che nessuno mostra il furto, ed ogni fiamma un peccatore invola. Io stava sopra il ponte a veder surto, sì che s'io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza essere urto. E il duca che mi vide tanto atteso, disse: dentro dai fuochi son gli spirti, catun si fascia di quel che gli è inceso. Maestro mio, risposi io, per udirti sono io più certo, ma già m'era avviso che così fosse, già voleva dirti: tien quel fuoco che vien si diviso di sopra, che par surger della pira dove Teocle col fratel fu miso. Ed egli a me là dentro si martira, Ulisse e Diomede così insieme alla vendetta vanno come all'ira, e dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dai romani il gentil seme. Piangesi dentro l'arte perché è morta, deida mia ancor si duol d'Achille, e del palladio pena vi si porta. Le varie colpe attribuite a questi. Se posson dentro da quelle faville parlar, dissi io, maestro, assai ten priego, e ripriego che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua vegna. Vedi che del disio per lei mi piego. Ed egli a me: la tua preghiera è degna di molta loda, io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, che ho concetto ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi, perché fuor greci, forse del tuo detto.
come la fiamma fu venuta qui dove parve al mio duca e tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi: o voi che siete due dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli altri versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica, indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe che sottrasse là più d'un anno me presso a Gaeta, prima che sia Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore che io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Siviglia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa or tanto picciola vigilia dei nostri sensi che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci'io sì aguti con questa orazion picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Questo sempre acquistando dal lato mancino, sentite i remi che remano sbatacchiando sull'acqua dal lato mancino verso sud. Aspetta. Dai remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, il nostro tanto basso che non uscia fuori del marin suolo. 5 volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, da che entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque, e infin che il mar fu sopra noi richiuso. Adesso abbiamo un brano di Anonimo, secolo XIII, cornamusa e percussioni. Yeah.
Allora, con i nostri eroi infernali possiamo anche chiudere qui, ricordando solo il fallito dai falliti, che è Lucifero. Eh sì, l'imperador del doloroso regno, da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia, e più con un gigante mi convegno, che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oramai quant'esser te quel tutto che a così fatta parte si confaccia. Se il fu sì bello, sì come ora è brutto, e contro il suo fattore alzò le ciglia, ben dee da lui procedere ogni lutto. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quando vidi tre facce alla sua testa. L'una dinanzi e quella era vermiglia, l'altra eran due che s'aggiugneano a questa, sovresso il mezzo di ciascuna spalla, e si giugneano al loco della cresta. E la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali vegnon di là, onde nido s'avvalla. Sotto ciascuna uscivan due grandali, quanto si convenia a tanto uccello. Vele di mar non vidio mai cotali, non avean penne, ma di pipistrello era lor modo, e quelle svolazzava, sicché tre venti si movean da ello, onde cocito tutto s'aggelava. Con sei occhi piangeva, e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Ma basta adesso con l'inferno, andiamo nel purgatorio. Per correr migliori acque alza le vele, omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé marsi crudele, e canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Dolce color d'oriental zaffiro, che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro insino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che uscì fuor dell'aura morta, che m'avea contristato gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che da mar conforta faceva tutto rider l'oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. E mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo, e vidi quattro stelle non viste mai fuorché alla prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle, o settentrional vedovo sito, poiché privato sei di mirar quelle. Poi incontra, appunto, incontra Catone Uticense, che è custode del purgatorio, al quale Virgilio dice che Dante va cercando libertà, libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Catone li invia sulla... Catone li invia sulla spiaggia, ci andate sulla spiaggia del mare, e Dante viene pulito, da deterso da Virgilio delle brutture, dei fumi infernali, viene cinto di giunco. Il giunco è il simbolo dell'umiltà, e mentre stanno ancora camminando lungo la riva del mare, ed ecco qual sul presso del mattino per li grossi vapor Marte rosseggia giù da ponente sopra il suol marino. Cotal mi parve, si ancor lo veggia, un lume per lo mar venirsi ratto, che il volar suo nessun volar pareggia. E com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per dimandarlo, duca mio, rividi il più lucente e maggior fatto. Poi d'ogni lato adesso m'apparìo un non sapeva che bianco, e di sotto a poco un altro a lui in uscio. Lo mio maestro ancor non facea motto, mentre che i primi bianchi apparvero ali. Allor che ben conobbe il galeotto, gridò: fa che le ginocchia cali, ecco l'angel di Dio, piega le mani, omai vedrai di siffatti ufficiali. Vedi che sdegna gli argomenti umani, sì che remo non vuol né altro velo che l'ali sue tra liti sì lontani,
Vedi come le ha dritte verso il cielo, trattando l'aere con le eterne penne, che non si mutan come mortal pelo. Poi come più e più verso noi venne, l'uccel divino più chiaro appariva, perché l'occhio da presso non sostenne, ma chinai il giuso, ed el sen venne arriva, con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Il percorso è lo stesso che ha fatto Ulisse. Solo Ulisse è naufragato, ma il percorso di questi penitenti, guidati dall'angelo, è un percorso garantito. In exitu Israel da Egitto cantavan tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi fece il segno lor di Santa Croce, onde si gittar tutti in sulla spiaggia, ed el sen gì come venne veloce. La turba che rimase lì selvaggia parea del loco, rimirando intorno come colui che nove cose assaggia. Da tutte parti saltava il giorno lo sol, ch'avea con le saette conte di mezzo al ciel cacciato Capricorno. Quando la nuova turba alzò la fronte per noi, dicendo a noi: se voi sapete, mostratene la via di gire al monte. E Virgilio rispose: voi credete forse che siamo esperti desto loco, ma noi siamo peregrini come voi siete. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco per altra via, che fu sì aspra e forte che lo salire ormai ne parrà gioco. L'anime che si fuor di me accorte per lo spirare chi era ancor vivo, maravigliando diventaro smorte. E come a messagger che porta ulivo tragge la gente per udir novelle, di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affissar quelle anime fortunate tutte quante, quasi obliando dire a farsi belle. Io vidi una di lor trarresi avante ed abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo simigliante. Ai ombre vane fuorché nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con essa al petto. Di maraviglia credo che mi pinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, e io seguendo lei oltre mi pinsi. Suavemente disse chi posasse, allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Risposemi: così come io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto. Ma tu perché vai, casella mio, per tornare altra volta là dove io son, fo io questo viaggio? Ma mi disse: ma te com'è tant'ora tolta? Dissi a lui, ed egli a me: nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva e quando e cui li piace, più volte m'ha negato questo passaggio, che di giusto volerlo suo si face. Veramente da tre mesi egli ha tolto chi ha voluto entrar con tutta pace, e io che era ora la marina volto, dove l'acqua di Tevero s'insala, benignamente fui da lui ricolto. A quella foce a egli or dritta l'ala, però che sempre qui vi si ricoglie, quale verso Acheronte non si cala. E io, se nuova legge non ti toglie, memoria uso all'amoroso canto, che mi sedee, che mi solea quietar tutte mie voglie. Di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia, che con la mia persona, venendo qui, è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi sona. Lo mio maestro, io e quella gente che erano con lui, eravamo sì contenti come a nessun toccasse altro la mente. Poi proseguiamo nel canto terzo con uno che ha avuto, diciamo, la grazia di pentirsi in fin di vita, un grande personaggio, scomunicato, ha accettato la conversione, ha accettato, diciamo, accettato che il talento, quella forza negativa che lo ha portato al male, fosse girato verso l'alto come forza positiva e trasformato in strumento di riabilitazione. Ed è Manfredi di Svevia.
Manfredi di Svevia, figlio di Federico II e di Bianca Lancia, quindi era un figlio naturale di Federico II, dopo la morte del padre nel 1250 cercò in qualche modo di ripristinare l'autorità imperiale contro le ragioni del Papa. Il Papa chiamò in suo soccorso la Francia mandò Carlo I d'Angiò, ci fu la battaglia di Benevento e Manfredi restò ucciso. Uno di loro cominciò: chiunque tu sei, così andando volgi il viso, pommente se di là mi vedesti unque. Io mi volsi per lui e guardai il viso, biondo era e bello e di gentile aspetto, ma l'un dei cigli un colpo avea diviso. Quando mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, el disse: or vedi, e mostrommi una piaga, assommo il petto. Poi sorridendo disse: io son Manfredi, nepote di Costanza imperatrice, perché ti prego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dichi il vero a lei, s'altro si dice. Poscia ch'io ebbi rotta la persona da due punte mortali, io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona. Orribil furon li peccati miei, ma la bontà infinita si gran braccia che accoglie ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente allora, avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarien ancora a co del ponte presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento di fuor del regno quasi lungo il verde dove le trasmutò al lume spento. Per lor maledizion qui non si perde che non possa tornare l'eterno amore, mentre che la speranza ha il fior del verde. Poi c'è un altro personaggio, grande personaggio, buon conte da Montefeltro, Ghibellino, condottiero Ghibellino, che morì nella battaglia di Campaldino, ma di cui non si trovò mai il corpo. Dante lo incontra nel canto quinto del Purgatorio e dice: Dante aveva partecipato alla battaglia di Campaldino, naturalmente, e gli dice: come mai? Dov'è finito il tuo corpo? Dov'è? E allora buon conte racconta, io adesso sintetizzo brevemente. A piede del monte, presso il Casentino, trascorre un'acqua che ha nome l'Archiano, che sopra l'ermo nasce in Appennino. Lava il vocabol suo diventa vano, arriva io, forato nella gola, correndo a piede, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Qui vi perdei la vista e la parola nel nome di Maria finì, e qui vi caddi e rimase la mia carne sola. Ecco, praticamente ha invocato Maria, la persona più umile e più santa che sia mai vissuta sulla terra, degna di essere anche la madre di Dio. Invocando Maria si presenta e salvo. Si presenta naturalmente l'angelo mandato da Maria ad accogliere l'anima di buon conte da Montefeltro. Si presenta anche il diavolo, perché buon conte da Montefeltro era stato un demonio durante la vita, non scomunicato, ma insomma un peccatore grandioso. E dice il diavolo: per una lacrimetta che mi toglie, tu te porti via l'anima, ma io del corpo faccio un fracasso. Magra soddisfazione, ma insomma dice buon conte che escogitò un temporale, una roba che non finiva più, con la sua forza del volere maligno unito alle capacità intellettive e potenze reali, questo acquazzone terribile, questo temporale, dopo la battaglia di Campaldino, trascinò via dal
dal punto di confluenza dell'Archiano con l'Arno dove lui era morto, e lo travolse, lo trasportò nell'Arno e voltommi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse, cinse. De quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, perché prima era stato un nostro quasi concittadino, Jacopo del Cassero di Fano. De quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me che son la pia. Siena mi fe, disfece mi maremma, salsi colui che n'anellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Dopodiché passiamo al paradiso, facciamo il filmato, quindi fai l'intermezzo? Intermezzo. Io adesso abbiamo un professore. Ok, un intervento musicale e poi dopo passiamo alla terza cantica, e tra 10 minuti stoppiamo, poi con Dante non si finisce mai, quindi è un discorso infinito, ecco, quindi. Ridiamo la parola al dottore per la parte finale. Metto lì, se mi serve, okay. Il se no non riesco a sentire un po' essere bene. Così come stava prima, forse è questo che ne stava. Allora, Maria ha salvato un conte da Montefeltro, perché buon conte ha detto: Maria, aiuta. E Maria, buon conte era stato un rodomonte, ma per la sua umiltà di invocare Maria, adesso buon conte attende solamente la purificazione e poi salirà al paradiso. Maria invece non ha avuto bisogno di purificazione, perché è stata la persona più umile che possa essere vissuta sulla faccia della terra. È stata anche la persona in la quale Dio si è messo tra le braccia, è quella che ha realizzato il massimo della realizzazione e non del fallimento, quindi il massimo di realizzazione umana, spirituale e divina. Quindi non ci resta altro che omaggiare la Madonna con l'ultimo canto del Paradiso, con la preghiera di San Bernardo e anche con la visione di Dio che Maria concede a Dante,
la preghiera di San Bernardo viene considerata la più alta preghiera cristiana dopo l'Ave Maria. Quindi Dante ha composto qualcosa veramente di grandioso. In questo canto c'è la prima parte che è la preghiera di San Bernardo. Nella seconda parte ci sono tre parti a sua volta, a loro volta, in cui Dante sale verso la luce divina e poi la sua visione crolla. La prima parte è l'invasione della luce. La seconda parte sale ancora, riprende a salire verso la visione divina, verso la luce divina, e la sua visione lo stesso crolla. Però in questa seconda parte vede il mistero della creazione all'interno della luce divina. La terza parte sempre risale lungo la luce divina e poi alla fine vedremo quello che succede. È la parte in cui contempla per simboli, per icone, il mistero della Trinità e il mistero dell'incarnazione. C'è un punto, e ve lo dico prima, in cui Dante ha racchiuso il progetto della Divina Commedia, che se non viene capito, poi non si capisce nulla della Divina Commedia. Mi ricordo una volta ero a Milano, ho fatto notare questa cosa, eravamo a una lettura su una delle biblioteche, delle librerie milanesi, c'era un'illustre critica, dissi questa cosa. O somma luce che tanto ti levi dai concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi, più si conceperà di tua vittoria. Cioè Dante chiede alla luce divina di trasformarsi in illuminazione della sua mente e da questa illuminazione trarre qualcosa di memoria e da questo qualcosa di memoria formare la musica dei versi, in modo che nella musica di quei versi fosse presente addirittura la luce di Dio. Questo era l'intento di Dante. Io dissi, questa è la realtà, questa è così. Noi la vediamo come una specie di metafora, come una similitudine, come qualcosa, come vogliamo, ma per Dante era essenziale trasferire parte dell'energia della luce divina nella sua parola. Mi disse questa illustre critica, non ci avevo mai pensato, ma mi fa pensare. Allora, Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, giuso intra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna, quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo, in fin qui avvedute le vite spiritali ad una, supplica te per grazia di virtute tanto, che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io che mai per mio veder non arsi, più che fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacerli si dispieghi. Ancor ti prego, Regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani
dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani. Vedi Beatrice con quanti beati, per i miei prieghi ti chiudo le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'oratorne, dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume si drizzaro, nel qual non si deve creder che si invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io che al fine di tutti decima propinquava, sì come io dovea, l'ardor del desiderio in me finì. Bernardo m'accennava e sorridea, perché io guardassi su, ma io era già per me stesso tal quale i volea, che la mia vista venendo sincera e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da qui innanzi il mio veder fu maggio che il parlar nostro, che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che somniando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane, l'altro alla mente non riede? Cotal son io che quasi tutta cessa mia visione, e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si pertea la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti levi dai concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente. Che per tornare alquanto a mia memoria, per sonare un poco in questi versi, più si conceperà di tua vittoria. Io credo per l'acume che io soffersi del vivo raggio chi sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero versi, e mi ricorda chi fui più ardito per questo a sostener tanto chi giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia un Dio presunsi ficcar lo viso nella luce eterna tanto che la veduta vi consunsi. Nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti e lor costume, quasi conflati insieme per tal modo che ciò che dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo chi vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento chi godo. Un punto solo m'è maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. Così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile, attenta e sempre di mirar faciesi accesa. A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta, però che il ben, che del volere obietto, tutto si accoglie in lei e fuor di quella è defettivo ciò che lì è perfetto. Omai sarà più corta mia favella, pur a quel che io ricordo che d'un fante che bagni ancora la lingua alla mammella. Non perché più che un semplice sembiante, forse nel vivo lume che io mirava, che tale è sempre qual sera davante, ma per la vista che s'avvalorava in me, guardando una sola parvenza, mutandomi io a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi tre giri di tre colori e d'una contenenza. E l'un dell'altro come iri da iri parea reflesso, il terzo parea fuoco, che quinci e quindi ugualmente si spira. Oh, come corto è dire, come poco il mio concetto, e fioco al mio concetto, e questo a quel che vidi, è tanto che non basta, dice poco. O luce eterna che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta ed intendente, te ami ed arridi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come il lume reflesso, dal viso mio alquanto circospetta, dentro di sé del suo colore stesso mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige, per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando quel principio ond'elli indige, tale era io a quella vista nova. Veder volea come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne.
all'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio desio il belle, siccome ruota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Bravo, bravo. Il nostro religione sta salendo. Non conosciamo più questi valori. La gente è troppo ignorante. La religione cattolica è morta, sta morendo. Signore, se tutto è finito, ci manca poco. Non so se riusciamo a salvare. Ok, siamo... C'è un giristrismo invadente al termine, che ha ucciso al termine, cioè al termine della, di questo intervento del dottor Zamponi, che mi ha promesso che tornerà presto in questo, in quel di Montottone, qui in queste piazze, in questi colli ameni dell'entroterra fermano, per sviluppare altre tematiche della Divina Commedia. Ho avuto l'onore di conoscere il dottor Zamponi circa 20 anni fa più o meno, quando in una cena al ristorante delle Logge di Smerillo fu presentata la seconda o la terza raccolta della Smerilliana, una raccolta poetica che ancora c'è, anche se diciamo non ha più la sede a Smerillo ma porta ancora questo nome. E in quella serata rimasi incantato proprio da parte del dottore, cioè da parte mia nei confronti del dottor Zamponi, perché fu, diciamo, l'interlocutore pregiato di quella serata, ecco. E tra l'altro il dottor Zamponi fa parte della raccolta antologica dei poeti del Novecento, poeti del Novecento che purtroppo non vengono studiati nelle scuole, ne sono testimone, e a volte ne faccio ammenda ai miei colleghi, soprattutto quelli di lettere, perché il Novecento deve essere più conosciuto dai giovani, perché se non conoscono i letterati del Novecento non possono capire il nostro tempo. Ci sono secoli importanti, questo è il XXI, c'era il 300, il 300, il 700, il 900, sono secoli importantissimi sia da un punto di vista della letteratura, delle scienze, delle arti umane. Quindi che dire, io ringrazio il dottor Zamponi della sua presenza, così come ringrazio il maestro Rossano Corradetti, che ci siamo conosciuti di vista, diciamo, l'autunno scorso quando presentò una raccolta fotografica di cartoline di questo paese, ma io lo conoscevo da tempo perché lo conoscevo indirettamente nelle scritte di chiusura della Domenica Inn degli anni 80, quando alla fine delle trasmissioni consulente musicale in pratica Rossano Corradetti, e sapevo che Rossano Corradetti è di Montottone, di questo paese, e è stato un musicante, un giovane musicante e poi un maestro musicista che ha fatto strada, e quindi è un vanto per il nostro paese, ecco. Grazie ancora del suo intervento, maestro. Allora, per ringraziarvi di questa serata ho portato qui, allora, per il dottor Zamponi una pubblicazione di Armando Mazzoni, Storia medievale di Montottone, Castello della Marca Fermana. Prego, maestro, dottore, grazie ancora del suo fulgido intervento. E poi, per quanto riguarda invece il maestro Rossano Corradetti, una pubblicazione di Giovanni Zamponi su idea di Claudio Postacchini, che è qui in sala, che è tratto dalla Divina Commedia, la seconda è qualità, il mistero di un'enigmatica forma celata nella sequenza dei canti. La musica è anche matematica, e forse a volte diciamo è una matematica spinta e ferrea, ma anche delle eccezioni che qualificano la musica, perché la musica, come dice un mio amico, è l'arte più sublime, quella che si avvicina più a Dio, perché è un'arte che non si tocca, quindi penetra nel profondo dell'animo umano. Peraltro, il tipo di analisi è stata continuata da una certa Cristina Doglio, americana, che più o meno ha lavorato nello stesso periodo nostro, e basata proprio questa corrispondenza che noi abbiamo trovato per via matematica,
lei l'ha trovata per via musicale, e quindi quando avrò finito di fare questo tipo di indagine vediamo quello che viene fuori. Ok, grazie. Poi un omaggio cronologico, un ausum trae spunto dalla dicitura latina. Io adesso saluto tutti, fra un po' vado, diciamo così, non è che mi trattengo più di tanto, perché vabbè, comunque saluto tutti, il sindaco in modo particolare che mi ha accolto così, Rossano, Roberto, che diciamo è sempre una, non lo so cos'è, è Roberto Spaccapanici. Okay. Un applauso a Roberto Spaccapanici. Grazie. Io ringrazio il sindaco che ci ha dato questa possibilità di fare questo evento, e a voi che siete venuti, è stata una cosa per noi molto importante, siamo stati molto soddisfatti della vostra presenza. Anch'io ringrazio Roberto, perché Roberto si è dato molto da fare insieme alla Anna Maria Bozzi, però ha aiutato, insomma, no, a far sì che questo evento si sia potuto realizzare. Grazie sindaco, grazie a tutti quanti voi presenti. Sì, c'è un altro omaggio, questo è per lei, maestro, e poi un omaggio dell'artigianato artistico montottonese, non poteva mancare ovviamente in questa serata, e quindi chiamo Anna Maria per la consegna. Intanto, se vi volete avvicinare, ho preparato un piccolo buffet, un aperitivo. Questo è un, volevo solo specificare che forse non rispecchia questo oggetto della Bottega Bozzi, forse non rispecchia più strettamente la tradizione del paese, però in questo anno che noi celebriamo 170 anni di attività qui a Montottone come famiglia, abbiamo racchiuso in questi oggetti che sono il dono alla vostra forma d'arte la storia della famiglia, perché sono stati eseguiti da Giovanni Bozzi, un nostro cugino, anche lui figlio di vasai e anche lui così, con la finitura cromatica di Emanuele. La mia opera è quella di portarveli. Tre mani. Grazie, grazie. Grazie. Ok.